Questa manifestazione è stata possibile grazie all'impegno fattivo di un nutrito gruppo di persone. Sono giovani allevatori siciliani, è la CCP Team Sicilia che ha lavorato veramente in sinergia, collaborando in modo fattivo alla realizzazione di questo evento. E naturalmente l'Associazione Culturale Cani da Presa, la rivista Cani da Presa Magazine e tutti gli sponsor che hanno contribuito economicamente all'iniziativa e alla riuscita di questo evento. La passione per i cani e comunque per gli animali da compagnia si è diffusa negli ultimi anni in modo esponenziale. Sempre più persone si rendono conto che vivere con un animale cambia effettivamente la vita, e questi animali, i cani da presa, hanno effettivamente una marcia in più, perché sanno dare veramente tantissimo, tanto affetto, e hanno un'enorme dedizione nei confronti del proprietario. E l'American Pitbull Terrier, devo dire che noi seguiamo in modo particolare, anche se non in modo esclusivo, in modo particolare soprattutto. Queste manifestazioni servono a far conoscere al grande pubblico, e non solo a un pubblico di appassionati, queste razze, presentandole nella loro veste, diciamo, migliore, facendoli conoscere quindi nei loro aspetti, facendoli conoscere per quello che effettivamente sono: cani equilibrati, gestibili, naturalmente se cresciuti da persone equilibrate, corrette, e che del cane vogliono farne un corretto utilizzo. Fin da piccola ho amato gli animali, tutti gli animali. Quest'amore non si è potuto, diciamo, esaudire verso gli animali, perché mia madre ha un po' paura, quindi non ho mai avuto un cagnolino, però diciamo che in famiglia ce l'hanno, per questo per me è bellissimo stare qua, per me è stupendo, perché io amo gli animali in generale, ma soprattutto i cani. Okay. Cosa pensi dei pitbull che vanno per la maggiore per ora, soprattutto in queste rassegne? Allora, molte volte si ha un pensiero sbagliato di questa razza, perché si pensa che i pitbull, cioè, si associa direttamente alla persona aggressiva o un animale aggressivo. Invece secondo me ogni animale dipende da come viene trattato dal padrone e da chi lo cresce, non la razza fa di un cane buono un cane aggressivo, ecco. Il criterio è sempre uno solo: lo standard di razza. Lo standard di razza è come metodo di giudizio, si usa la cinotecnica, che è quella scienza, diciamo, quando si giudica un cane non si giudica a proprio gusto personale, né secondo le discussioni degli amici, fossero anche dei validi allevatori, né tantomeno idealizzando il campione del momento. Le razze vanno giudicate secondo una metodica ben precisa, che è la cinotecnica. Quindi ci sono delle distanze, dei colori? Sì, c'è una bozza di standard, c'è uno standard, in tutte le razze hanno uno standard, ma quello standard, per essere ben interpretato, bisogna studiare una scienza di base, che è il metro che ti guida nel giudizio. Più che handler facciamo molta passione e comunque preparazione per una gara, perché non è che prendere un cane da un divano, portarlo a gareggiare, non è, diciamo così, non è fatto così, c'è una preparazione e comunque di mesi e mesi di sacrifici. Un connubio col cane veramente speciale. Sì, ci vuole un legame comunque tra il cane e il conduttore, perché comunque c'è bisogno di movimento, correzione verso un altro cane, il cane deve essere comunque educato riguardo nell'altro cane, riguardo a un'altra persona. Ecco, un conduttore è capace, come dire, di condurre tutti i cani che hanno questo tipo di addestramento. Sì, diciamo, comunque il cane preparazione a casa tua per un mese intero, anche 40 giorni, comunque il cane si abitua anche a te, alla persona, e comunque tu lo abitui a quella cosa che deve fare in quei 10 minuti che sta nel ring. Ecco, qual è la difficoltà maggiore, l'esercizio più difficile? Gli esercizi più difficili, diciamo, farlo rimanere in posa fermo, senza muoversi, diciamo, anche con un boccone, diciamo, tipo così. Tu lasci, non mangia, però resta fermo. È una questione di educazione, perché un altro cane che vive in casa, lui si siede e aspetta sempre, invece questo qua comunque è dressato nel movimento del restare in posa e lasciare il boccone.